Merano Wine Festival 2019, sono in compagnia di Alessandro Schioppetto e tra poco riempiremo questo bicchiere con il suo Friulano, un vino veramente degno di nota. Cosa ci racconti dell'azienda? Allora, l'azienda fu fondata nel 1965 dal signor Schioppetto. Mario veniva dall'altra parte del banco, nel senso che i suoi genitori avevano un'osteria a Udine, l'osteria al Pompiere. Gira molto per l'Europa, si sofferma soprattutto in Alsazia dagli amici Trimbach e Zindumbrett. Da qui potete notare il cosiddetto giallo alsaziano che poi Veronelli definì giallo Schioppetto. Torna in Friuli e prende in affitto questi vigneti dalla curia arcivescovile a Gorizia. Schioppetto nasce nel 1965 con una rivoluzione enologica, imbottiglia il Tokaj friulano in purezza per la prima volta. E da allora è stato un amore integrale verso questa varietà. Il 55% degli ettari è piantato a base Tokaj. Oggi il friulano di Schioppetto è composto da 13 vigneti con un'età media di 42 anni. Andiamo all'assaggio? Per forza. Cos'è il friulano? Questa straordinaria varietà, un cugino ampelografico del Sauvignon Blanc. Se lo bevete in Slovenia si chiama Sauvignon Ass, in Cile Sauvignon Vert, quindi a naso, quando si lavora in ossido riduzione come fa Schioppetto, togliendo l'ossigeno dalla vendemmia a quando il vino viene imbottigliato, sentirete lievi sentori esotici, mentre in bocca caratterizzato da questo intenso sapore di mandorla leggermente verdolina che caratterizza il varietà. È assolutamente caratteristico, ma caratteristico forse non tanto per i vini moderni, ma proprio per i vecchi Tokaj, come si chiamava ancora Tokaj, della tradizione. Assolutamente. Questo è un 2018, mi dicevi, ma in realtà in commercio c'è ancora il 2017. 17. Uscirà a marzo 2020. Schioppetto, da 30 anni il signor Mario in maniera antesignana ha iniziato a proporre i vini sul mercato un anno dopo, tenendoli in cantina, in bottiglia, perché devono riposare 12 mesi, raggiungere l'equilibrio prima di essere gustati in tutto il mondo. Equilibrio decisamente raggiunto già sul 2018. Io ho già assaggiato anche il 2017, che è un qualcosa da farti innamorare. Grazie. In bocca è iper complesso, è lungo, è equilibrato, è un Tokaj. È un Tokaj. Friulano è un vino di grande struttura, grande capacità di invecchiamento. È un vino che può essere dimenticato in cantina per 20-30 anni e dare delle straordinarie sorprese. È che è dura dimenticarsi un vino così, Beh, io ti ringrazio, spero di venirti a trovare presto in azienda. Complimenti veramente.